Buongiorno a tutti, oggi vi voglio parlare di questo esemplare molto particolare, come vedete, particolare perché si presenta con queste foglie di questo colore, di questi colori molto sgargianti. Oggi vi voglio parlare della pianta del croton. Il croton comprende tantissime varietà di piante tropicali che si differenziano per la forma della foglia e il colore delle stesse. Sono piante tropicali, quindi amano il caldo, ma come amano il caldo, amano altrettanto l'umidità. L'umidità deve essere sempre costante affinché queste foglie, che sono abbastanza sode, riescano a mantenere la loro brillantezza nella superficie e riescano a crescere anche in maniera adeguata. Sono piante che si presentano con questi colori sgargianti che variano dal verde limone al giallo vivo, all'arancio, al rosso, al viola, al fucsia. Abbiamo una scala tonale molto vasta e per averla e per mantenerla sempre brillante, queste tonalità di colore hanno bisogno della luce del sole. Infatti sono piante che per avere queste colorazioni devono stare alla luce intensa del sole, anche qualche ora di sole va benissimo. Sono estremamente semplici da curare, hanno bisogno di poche accortezze, la luce e l'acqua. L'acqua deve essere sempre presente nel terreno poiché periodi di siccità provocherebbe la caduta repentina delle foglie. E sarebbe un peccato perché la caratteristica principale di questi esemplari è il colore delle foglie. Un altro fattore determinante se volessimo avere questi esemplari sempre al top è una giusta quantità di concime che possa farle anche stare più comode nei nostri ambienti casalinghi, poiché sono piante molto particolari e che vengono da zone molto particolari, per adattarsi meglio in casa e per vivere al meglio hanno bisogno di una giusta quantità di concime. Un buon concime per piante verdi o per piante d'appartamento sarebbe l'ideale. Io apprezzo molto questi esemplari perché la bellezza del loro fogliame ci fa capire come a volte la natura sia così creativa, così allegra e così bella, perché produce queste particolarità che apprezzarle col nostro occhio umano è davvero un qualcosa di meraviglioso.